Anna. Non ci voglio credere, però qualche figlio di... Oh. Un attimo, raga. Non so che cazzo è successo. Che cazzo è successo, non si sa. Io non ho ben capito cosa. Io non ho capito che cazzo è successo. Qualcuno, qualche simpaticone, è entrato nel mio server Discord. È entrato, c'è avuto. Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi te sei in cula? Maleducato pezzo di merda schifoso. Maleducato mongorango demente pezzo di merda. Ma ti pare normale quello che fai? Ma sei normale? Ma sei normale? Scusa? Andare nelle live altrui a rompere i coglioni. Fai schifo. Fai schifo. Fammi un attimo a controllare, va. Non vorrei che questo pezzo di merda è semplicemente uno di quei pezzi di merda che voleva farmi bannare. Non è possibile, veramente. Certa gente deve proprio, non lo so. Certa gente non vuole proprio farsi i cazzi sua. Certa gente non vuole proprio farsi i cazzi suoi. E questo succede purtroppo. Cioè, ma chi ti conosce te? Chi ti conosce? E vai a rompere i coglioni alla gente così. Cioè, io sto streamando. Allora a sto punto che faccio? Entro nella tua live a scrivere. Solo per farti bannare. No, io non lo farei di certo. Però chiunque l'abbia fatto, chiunque tu sia, cavallo del cazzo, sei un pezzo di merda, un rompicoglioni che non ti si inculerebbe manco. E sapete cosa significa, ragazzotti? Devo rifare di nuovo tutto da capo. Bravo, bravo imbecille, bravo. Ti piace così tanto fare il simpaticone? Ti piace così tanto? Bene, bene, ecco di questo. Vattene a fanculo. Prenditi questo e ficcalo tu su per il culo. Vattene. Vattene, vattene. Chiunque tu sia, appena scopro chi sei, sei bannato a vita. Veramente, oh, veramente. E dire che io me ne stavo. E dire che io avevo pure iniziato bene. Guardate chi mi tocca sopportare. Mortacci tua. Ma poi chi ti conosce? Chi cazzo vuoi? Chi ti conosce? Cioè, uno che si comporta così deve avere. Non ha proprio le palle per venirmi a vedere in faccia. Venirmi a parlare in faccia. Ma vaffanculo, va. Bene, quindi. Ora non posso più. Davvero, non posso più manco stare sul mio Discord perché c'è il pezzo di merda di turno, simpaticone del cazzo, che vuole rompere la minchia. Ma per caso, non sarà uno di quei dementi che l'ha presa male? Boh. Per qualcosa, perché, ma là, perché in pratica Daniele. Mi pare che a Daniele aveva sgamato solamente uno che stava violando le regole di Twitch e l'abbiamo buttato giù. The Order of the Sword, huh? Cioè, veramente, sta gente non ha un cazzo da fare, purtroppo. Purtroppo la gente non ha un cazzo da fare e succede They questo. worship a demon as a god. Veramente. C'è proprio da rimanere allibito. Da rimanere proprio. Veramente, certa gente fa schifo. Certa gente fa veramente schifo. E ho perso 30 minuti per colpa di sta gente. Io ho buttato 30 minuti, nel 30 minuti live nel CS per colpa di sta gente. Cioè io proprio. Non lo so. Se mi stai guardando, lo vedi questo? Lo vedi questo? Lo vedi? Riesci a vederlo? Ficcatelo nel culo e levati dai coglioni. Fine. Vuoi fare il simpaticone, eh? Vuoi fare proprio il simpaticone? Vediamo un po' nella lista. Vediamo un po' chi abbiamo nella lista di streamer piccoli da far bannare.
guarda, c'è qualche sfigato che sta giocando a Devil May Cry. Vediamo un po', prendiamo il nostro bellissimo soundboard pieno di parole bannabili e andiamo a prenderlo. Pezzo di merda, schifoso animale. Tornatene nella fogna. Cioè proprio allucinante, cazzo. Ma proprio oggi dovete venirmi a rompere i coglioni, cazzo. Guardate. Comunque, se siete arrivati da poco, ciao a tutti, io sono visto 397 e stavo giusto iniziando. Cioè, veramente. Oh, 30 minuti buttati nel cesso per colpa di un figlio di troia. E l'avevo pure finita sta parte, l'avevo pure finita, ovviamente. Vabbè, ma che cazzo volete? Boh. Io non lo so. Cioè, veramente, da quale pulpito arriva la gente a rompermi i coglioni in live? Io proprio non lo so. Sono... veramente. Se solo ci fosse qualcuno a fare la moderatore. Peccato solo che Vayne... peccato solo che Vayne non c'è. Cazzarola. Ma veramente, oh. Ecco. Dai. Ma tanto a me non mi fermi, capito? Non mi fermi, hai capito? Te a me non mi fermi, a me non proprio non, a me puoi anche rallentarmi, però io non mi fermo. Io la faccio la live, che tu lo voglia o no. Non ti va bene quello che porto? Bene, levati dai coglioni. Levati dalle palle. Fine. Vai a rompere i coglioni a qualcun altro. A qualcun altro più sfigato di te. Oh. Sta gente proprio... Mi fa venire il volto a stomaco. Ecco. Maremma musca, guarda. Ringrazia che non sei nella mia zona. Ringrazia proprio quel coglione di sopra che non sei della mia zona. Perché se scopro che sei della mia zona, Modunna, ti prendo la testa e te la to sul comodino. 3.000 euro dal dentista ti puoi spendere. 3.000 cazzo di euro. Probabilmente sarà qualche social justice warrior del cazzo che voleva rompere le palle, mi sa.
O quello è solo un bimbo pezzo di merda. Una delle due cose. Ora capisco perché Tsuido faceva la... faceva... Godo! Muori! Muori, cazzo! Oh. Oh, seconda volta, per la seconda volta lo butto giù. Però sta... è dire che l'avevo fatto al primo tentativo. Peccato solo che qualche pezzo di merda se li voleva rompere il cazzo. Bravo. Bravo. Sei contento? Sei contento? Mi hai fatto perdere 30 minuti? Ora vai, rompiti, vai fuori dalle palle. Ti sei divertito? Rompi fuori dalle palle. Oh, hai rotto la minchia. 30 minuti, 30 minuti, 30 minuti e già non posso manco stare sul mio Discord. Robbe da pazzi. Roba da pazzi, veramente. Roba proprio da pazzi. Roba veramente, roba dell'altro mondo. Cioè, mi vogliono rompere i coglioni così. Vai a rompere i coglioni a qualcun altro. Bimbo minchia del cazzo. O probabilmente sarà uno di quei pagliacci di Twitter. Non lo so. Non lo voglio nemmeno sapere chi cazzo è venuto a rompermi i coglioni. Non me ne frega niente. Basta solo che non mi rompono le palle, perché già che ho perso 4. Già che mi sono buttato nel cesso 4 ore di sonno. Poi se devo avere a che fare con sta gente, allora... ah, bello! Forse non hai capito con chi hai a che fare. Ma vaffanculo, va. Se era italiano, proprio... Lo riempivo di botte. Perché veramente... Purtroppo ci sono purtroppo, purtroppo proprio oggi ci sono persone che non hanno un cazzo da fare e vengono a rompere le palle. Cioè proprio. Cioè proprio allucinante questa cosa. Veramente, veramente una cosa proprio da molletta sul naso. Oh, Madonna. Cioè io. Boh. Io ancora mi domando che cazzo, che cosa ci guadagni te a fare una stronzata del genere, come far bannare la gente così. Allora sei proprio un fallito, sei proprio un fallito senza vita a divertirti con queste stronzate. Vai a rompere le palle alla gente, allora levati dai coglioni. Macaco orango demente, gorilla da stadio, pezzo di merda. Cioè. Scusate se mi sono un po' alterato, ma veramente. Sta gente non ha voglia di fare, non ha nulla da fare, a quanto pare. Boh. Io proprio senza parole. Senza parole. Oh, ma te levi dai coglioni, po'. Putissimo scarecrow di merda. Ok, perlomeno posso fare delle combo stratosferiche con Virgil se riesco ad alternare per bene. Però non toglie il fatto che diciamo che è abbastanza complicato imparare a utilizzare Virgil. Ricarica tutto, Virgil. Ok, devo ancora capire come funziona il Judgment Hand, che nel 3 l'avevo usato pochissime volte. Forse perché non era un granché nel 3, non si sa. Vabbè. Però ora sto giro è molto più veloce. È molto più veloce. Vabbè. Ah, bene, si è levato dal cazzo. E meno male. Io i rompicoglioni non li voglio nella mia streaming. Non li voglio proprio. Non... E se voglio. E se. Ma se ne vadano a rompere i coglioni a qualcun altro. Dai, vieni qua. E tanto voi. Sti rettiliani sono carne da macello.
Vieni qua. Maremma miusca. Vaffanculo. Alla madre zoccola che l'ha messo al mondo quello là. Oh, ridendo e scherzando, ridendo e sterminato. Sterminando ho fatto anche un bel lavoro con le combo. Però credo di aver... Ecco, ho mandato all'aria il generatore di sfere rosse. Vabbè, dai. Tanto di sfere rosse non mi bastano più. Tanto di sfere rosse non mi bastano manco più. Quindi... Maremma miusca, ma veramente, ma... Ma oggi volete, vogliono rompermi i coglioni? Boh. Arrivato a sto punto, se non vedete più la cosa, il mio server Discord, è perché ho dovuto per forza privatizzarlo. Arrivato a questa situazione, perché non si può più manco stare in santa pace che qualche trollino pezzo, che qualche bimbo minchia trollino vuole rompermi i coglioni. Cioè, ma nel 2021 che cazzo vogliono in questo momento? Cioè, veramente, cioè, non sanno più chi trollare, non sanno più chi rompere le palle alla gente. Boh. Che si diverte pure a farli bannare così. Il bello è che questi, dementi manco... Boh. Vabbè dai, a sto giro non dovrei... Non... Sperando solo che a sto giro i rompicoglioni se ne sono finiti, perché veramente... A parte il fatto che mi ha fatto pure venire un colpo, quindi so già chi dare la parcella del medico. 20.000 euro di intervento al cuore. Almeno so chi mandare la fattura. Spero che tu almeno abbia un avvocato, perché altrimenti... Fighissimo! Ok, avevo fatto un'abilità fighissima, però non me ne sono accorto. Cos'era? Era il wave. Tieni premuto rilascia, questo è Judgment Cut. Upper Slash, Rapid Slash, Rising Star. Ah no. Me. Azione lampo. Ah, ok. Ok. Va bene così. Dai. E pop. Bene, passiamo tutto. E ora possiamo anche scendere. Cosa... Ah, giusto, devo tornare indietro. Quindi senza... Non ti incasinare proprio ora. Dopo voglio anche vedere il profilo di questo bimbo del cazzo. Voglio vedere il profilo il profilo Discord di questo bimbo del cazzo. Voglio vedere che razza di imbecille devo avere a che fare. E devo far sì anche che non lo faccia più, che non lo faccia a nessun altro. Perché se no, guarda, è un porcaio. E poi dicono: Ma perché ci sono tantissimi bann ingiusti? Indovino un po'. A quanto pare qualche bimbo minchia si diverte parecchio a rompere i coglioni la gente in questa maniera. Ok. E niente. Oggi è proprio la giornata nazionale, non mi vogliono lasciare in pace.
Una buona zona per trovare la capanna. Ok, sono riuscito a farlo anche stavolta. Non è che per caso devo aumentare la concentrazione per questo? Devo mettere, rispetto a Devil May Cry 3 è molto migliorato il moveset di Devil May Cry 3, molto. Ora è molto più veloce rispetto a prima. Anche se bisogna un pochettino rifarci il callo. Ecco, infatti dovrei utilizzare molto spesso questa cosa. Il fatto che posso teletrasportarmi verso i nemici. Sì. Quanto è figo questo personaggio. Ma proprio veramente è figo. Veramente, raga, è fighissimo. Non mi potete dire che non è figo, Virgil. Non mi potete proprio dire che non è figo. Ok. Vabbè. Allora. Bene, altro giro, altra corsa. Vai così. Questo bottone non mi serve un cazzo. E qui ci abbiamo già il primo boss. Ok. Ok. Mannaggia me. Ecco. Che poi d'altro sono le uniche due cose che non ho preso, ovvero queste qui. Però a me non mi serve un cazzo, quindi posso anche starmene tranquillo. Andiamo. Ciao Beowulf. No, aspetta, non Beowulf. Che cazzo si chiama questo? Non me lo ricordo. Ah, giusto, dimenticavo. Siamo in modalità Dante Must Die, quindi. Cazzo. Ecco. Ecco, infatti, ora non sarà difficile di più buttare giù il boss, perché ora come ora, non è che è una cosa da poco a sto giro, perché la modalità Dante Must Die è molto difficile. E dato che Virgil non ha l'Erik, La vedo scura, veramente una cosa, una delle cose fastidiose che. Marino. Aia. Ecco. Ma c'è un qualcosa che mi permette di ripristinarmi qualcosa, perché altrimenti qui non vado da nessuna parte. Aia. Merda. Già. Sarà tosta. Sarà veramente tosto. Merda. Sarà tostissima questa parte. Benvenuti nella modalità Dante Must Die, ragazzotti.
dai. Dai però, che cazzo. Vabbè. Oh, ma almeno dammi la possibilità di riprendermi, bastardo. Aspetta, vediamo un po' quanto è potente il Judgment Cut potenziato. Dai, Virgil. Virgil. No, Non hai proprio voglia di farlo. Dai. Allora. Ok, me l'aspettavo molto più forte. Veramente, vi dirò la verità, me l'aspettavo un pochettino più forte questa cosa. Ma vabbè, non posso chiedere tanto. Aia. Merda, merda. E abbiamo un problema qui, eh. Abbiamo veramente un grosso problema. Vogliamo metterla così? Va bene. Sai che me ne frega. L'hai voluto tu, maledetto bestione infuocato. Merda. Il fatto di cioè, sarà più dura del previsto, ragazzotti. Sarà veramente più dura del previsto fare sta parte. Soprattutto quando questo maledetto stronzo è più costoso di quanto mi potesse aspettare. Ma io c'ho sta cosa che devo sfruttare, altrimenti questo mi ammazza a merda.
Ciao, maledetto. Maledetto, infame. Va bene. Vuoi fare lo stronzo? Benissimo. Sai che me ne frega. Uno, due. Un po' mi dispiace, però. Cazzo. Sai che ho perso 30 minuti per colpa di un bimbo minchia. Poi se ci metti pure questo stronzetto a buttare giù. Porca di una... No, non lo userò, non le userò adesso. Non le userò adesso. Semplicemente lo ridurrò a metà vita. Poi se sopravvive con un attacco e mi ammazza, lo posso anche fregare in una maniera o nell'altra. Allora, adesso io e te facciamo una bella chiacchierata. Tu non puoi farmi perdere 30 minuti solo per ammazzarti. Quindi potresti gentilmente... Aia. Sarà più lunga di quanto potessi immaginare. Dai, però non mi puoi sputtanare proprio ora sta cosa. No. Vabbè. Va bene. Mi hai costretto, eh. Adesso ti rompo il culo e anche qualcos'altro. Sì, però mi servirebbe un terzo dito se volevo premere il tasto X per poter schivarla quella mossa lì. Vabbè, ma allora sei pezzo di merda. Allora, data la situazione, devo per forza passare sulla difensiva, altrimenti questo mi si ingroppa. Ok. Rompiscatole. Sì, lo so, faccio schifo in questa difficoltà. È scemo io che mi metto pure a farla. Però ehi, se no altrimenti non c'è gusto. E poi veramente, ho sempre voluto provare questa difficoltà.
Tanto ormai dopo delle dai ho provato, ho giocato più roba più difficile di questa. Dai, vieni, dai, dai, dai. Allora. Dai, Virgil, aumenta la concentrazione, sbrigati, sbrigati, sbrigati. No, 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 no. Fanculo. Oh. Madonna, e c'è qualche problema qui, Mi spiace solo aver utilizzato le sfere dorate contro sto stronzo. S, D, C. Quanto mi dà? D. Grazie. Lo so, sono un deficiente. E il gioco lo sa benissimo anche lui. Mannaggia la miseria. Purtroppo questo accade quando ti viene in testa. Uy, dato che siamo arrivati fin qui, che dici? Visto che abbiamo fatto la difficoltà Fio di Spardan con Lady e Trish, perché non fare Virgil con la difficoltà più difficile? Anche se mitico Cavaliere Nero dovrebbe essere molto più difficile di Dante Must Die. Solo che non l'ho ancora appurato sta cosa. Fate un bel riposino. Almeno questi sono più facili da buttare giù. Altrimenti non andavo da nessuna parte. Di tanto sono tutti quelli che sono appena arrivati. Come state? Anche se ora come ora mi toccherebbe moderare la chat. Visto che sono l'unico che deve farlo. Visto che Spino non posso fargli da moderatore, dato che lui c'ha da fare. Dato che non ho trovato un moderatore adatto, sarò io il moderatore. Visto che sono lo streamer stesso a fare da moderatore. Ok. Anche perché alla Caos sono tutti impegnati col lavoro. Per esempio Reset, Doc, che è impegnato alla manutenzione del server. Che è un pochettino. Mi dispiace un pochettino per lui, perché noto anche che TeamSpeak non è molto popolato. Nonostante che io vi consiglio sempre di dare un'occhiata al TeamSpeak di Caos Community. Ora. Questo giro. Sperando solo che in questa difficoltà quelle bestiacce elettriche non siano comuni, perché altrimenti potrei incazzarmi come una bestia. Totalmente. E mi fa male anche un po' la testa, perché ho perso 4 ore di sonno. Invece che 3. Manca solo che io perda 8 ore di sonno e mi ritrovate tipo in live tipo faccia da zombie. Ma che gli dobbiamo dire? E dire che me l'ho pure sciacquato la faccia con l'acqua gelata, giusto per svegliarmi anche un po'. Vabbè, tanto non cambia un cazzo, che sia Virgil, che sia Lady of Trish. Aia.
Stavolta non te lo permetto proprio. Ecco. Ti costringe? Ma tu. Ma tu. Ok, ok. Col Devil Trigger ora è molto più veloce. Madonna. Dai. No, di nuovo qui no. Allora a sto punto facciamo una bella cosa. Dato che mi fa ricominciare da qui, facciamo una, ricominciamo. Così almeno non perdo manco il punteggio. Se almeno non perdo neppure il punteggio. Aspetta, ma sbaglio o ci avevo moltissime anime fiere? Ok. Anche se non mi servono neanche più queste anime fiere, perché tanto tutto quello che devo prendere con Virgil l'avevo preso, l'ho preso. Visto che il salvataggio condivide a tutte le campagne. Vedete che piano piano dovrei riuscire a migliorare anche un po' di più. Anche se ne dubito. Anche perché riprende la mano con Virgil dopo che lo giochi per la seconda volta. Anche perché volevo avere infatti volevo anche avere un po' di tempo per poter utilizzare questo personaggio. Giusto per allenarmi un po' e imparare un pochettino tutte le tecniche, tutti i segreti e tutte le combo possibili che si possono fare. Però purtroppo, siccome non ho tempo, non ho avuto manco il tempo di approfondire un pochettino il suo moveset, perché purtroppo il tempo non me lo permette proprio. Cioè, mi sarebbe piaciuto però. Mi sarebbe tanto piaciuto farlo. Ma purtroppo, fra un impegno e l'altro non posso fare nulla, non posso farci niente, ma tutto sommato devo ammetterlo. Non è male ora come ora. Nel 3 era abbastanza lentino a fare il Judgment Cut. Già che c'è poi anche una variante che si attiva quando c'hai concentrazione al massimo e c'hai il Devil Trigger attivo. Questa è molto bella. Io devo ancora capire. Ovviamente dobbiamo tenerci per bene il Devil Trigger. Altrimenti qui mi si massacrano, cazzo. E finalmente avete avuto quel che vi meritate, bastardi. Non sarà nemmeno facile utilizzare. Cioè, infatti, io sto usando il controllo della PS4 per giocare. E dato che non c'è una scorciatoia adeguata per poter passare da Beowulf, Yamato e Ed Forsage, a meno che lo debba impostare io in qualche modo strano, sono abbastanza fregato. Sedie. Crepate tutte. L'ammazzatore di sedie. E devo purtroppo abbassare il volume, perché se no qualcuno, secondo me, visto che qualcuno oggi ha fatto qualcosa di troppo. Non dico cosa, perché non mi interesserebbe nemmeno. Cosa abbiamo qui? Niente.
Niente di che. Pensavo, non so, un qualcosina che mi permettesse di aumentare la vita, anche se a malapena sono riuscito a fare le missioni secondarie. Perché alcune sono veramente impossibili. Almeno per me, poi se qualcuno è riuscito a fare tutte le missioni secondarie, anche a difficoltà inferno, buon per lui. Sicuramente esisterà qualche pazzo che è riuscito a farlo. Dai, vieni qui, non rompere i coglioni. Too slow. Ecco. Ah, capito qual è il fatto? Capito qual è il fatto? Passare dalla Force Edge. Se io fossi passato subito, avessi avuto un tasto per passare la Force Edge immediatamente, magari mi sarei limitato. Avrei evitato di farmi tutto sto culo. Ok, qui non ci posso andare. Qui non ci posso assolutamente andare. Shadie! Grazie. Ho appena rubato le sedie. Vabbè. Che poi oramai. Da quando Rex non c'è più, cioè qualcuno dovrà pur fargli onore, qualcuno dovrà pur mantenere viva la propria memoria. Poiché quell'uomo aveva fatto di tutto e di più. Mi dispiace solo che YouTube gli aveva distrutto il canale una volta. Perché avrei voluto rivedere quel video dei 10.000 iscritti su The House 2. Quello era oro. Quello era veramente oro. Ma ok, ora. Dove devo andare? Ah, giusto, dovevo fare questa. Non so, vogliamo per forza metterla così? A quanto pare. Vieni qui. Ok, in qualche modo riesco a controbattere, anche se c'è giusto qualche piccolo problemino. Dai, dale giù. Vergil, per favore, non peggiorare la situazione, perché già di per sé questa difficoltà sarà quella più difficile fra tutte. Se ci metti pure te, allora pizzica. Dai, muori. Che già solo a vedere che questa difficoltà ti fa pure spawnare da ora questi maledetti bastardi. Dai, andate giù. E io ho di meglio da fare. Sono, scusate. Ok, non le tutte. Ora, vediamo solo di non cadere, se no altrimenti dobbiamo rifare tutta la strage da capo. Infatti, ecco. Sì, però se poi mi dai queste cose, mi sbatti in faccia proprio degli spuntoni, proprio nel muso, me ne dia. Le vedi questi spuntoni che vedi qua nel tetto? Quindi questi spuntoni ti arrivano nel muso. Quanto posso ricaricare? Già di per sé quest'arma è fighissima. C'è anche una delle abilità più fighe di Virgil.
Poi c'è anche la versione migliorata che è bellissima. Allora, se non sbaglio, al momento giusto... No. A quanto pare mi sa che l'hanno rimossa. Mi sa che l'hanno veramente rimossa. Sarebbe stato fin troppo facile, a quanto sembra. Utilizzare la cosa che quando premi il triangolo al momento giusto... Ti capita che puoi fare più di un judgment cut. Ma a quanto pare l'hanno tolto perché... renderebbe le cose molto più semplici. Allora. Sì, però, ma sei una merda. E meno male che questi sono abbastanza stupidi. Carne da macello. Peccato solo che non mi droppano niente, nessuna sfera verde per potermi recuperare energia. Beh, visto che c'è difficoltà ad Ante Maslayer, che potevi fare? Che ti aspettavi? Però al massimo... Ah, no, me l'hanno droppati. Già questa è una cosa buona. Me l'hanno droppati, ora. Cioè, facciamo a non cadere? O devo per forza rimanere qui per un'altra mezz'ora? Perché io... ce l'ho già fa e io non posso perdere tempo in questa maniera, ok. Allora. 1, 2, 3. Ah, ok. Ma vaffanculo, potevo fare anche così. Ma vai a cagare. Ma questo è un coglione. Sì, lo so, sciame. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Lo so benissimo che ho fatto la cazzata. Ok, qui non c'è niente di particolare. Credo di aver già raccolto quello che c'era lì. Probabilmente l'avevo fatto con Lady. Ecco. E allora ditelo che volete farmi innervosire proprio apposta, eh. Virgil, per favore, prendi bene la mira. Va bene, la vedo con voi. Dai. Volevo mantenermi il Devil Trigger per il boss, ma a quanto pare qualcuno qui vuole farmi innervosire di parecchio. No. Non mi farai ricominciare. Non di nuovo da lì. Ti prego, non di nuovo da lì. Dove ha salvato? Ah, ok, da qui. Meno male. Sarà una run molto molto lunga. Sarà una run molto molto lunga e rageosa. Quantomeno per me, voi mi vedete solamente soffrire. Fortunelli. E c'è qualche problema qui, eh. Fighissima! Figa sta mossa! Allora, non è per niente, ma se voi dovete per forza rompermi i coglioni in questa maniera, per favore evitate assolutamente, perché sto cercando
di andare avanti qui. E voi, poveri stronzi, o me lo fate fare, oppure mi costringete per forza a usare un oggetto. Volete rompermi i coglioni? Volete assolutamente rompermi i coglioni? Aspetta, ma ora che ci faccio caso, dato che non mi chiude un'area o qualcosa del genere, posso skippare questi bastardi così guadagno pure tempo? Anche se dubito fortemente, visto che questi non mi lasceranno andare. Ciao. Ciao, 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 ciao. Non commento nemmeno, perché so già cosa potrei immaginarmi. Vincent, sei un coglione. Sì, lo so. Beh, hai avuto il tuo cellulare. Ora, per favore, non mi disturbare. Perché già che un bimbo mi ha disturbato e non è stato per niente piacevole. Che poi ancora mi domando perché la gente si diverte con queste a fare queste stronzate negli Steam degli altri. Mo le cose sono due: o l'hanno picchiato da piccolo, oppure non ha un cazzo da fare. Scegliete pure. Ora. Oh, è molla. Sul serio? Vuoi che devo fare per forza SS per accontentarti? È questo che mi stai dicendo, gioco? È questo che mi stai dicendo, gioco? Sì, a quanto pare il gioco vuole che io faccia SS. Dannazione. Oh, grazie. Pensavo ci mettesse una vice, invece no, ce la faccio. Oh, non attaccate, levatevi dalle scatole. Lasciatemi passare. No, ti stai fuggendo. No, ci sta fuggendo. No, c'è proprio no. Che abbiamo qui? Acqua santa. Che cos'è quello? Acqua santa. Mettila via. Una cosa tipo l'esorcista. Ma ok. Dovrei rivedermi l'esorcista. Devo aspettarmi qualcosa di brutto? No. Sono semplicemente gli scarecrow rincoglionini. Meno male. Ma io di niente. Giù. Fortunatamente questi sono anche carni da macello, quindi non mi devo manco preoccupare. Ho già detto che sono carne da macello, sì. Ho già detto che sono carne da macello, quindi non c'è bisogno manco di ripetermi. Anche perché sfido chiunque a dire: oh, ehi, sono morto per colpa degli Scarecrow. Perché io non ci crederei. Vai giù. Allora, questa skill devo veramente abusarne parecchio di questa skill. Quella che... ecco, infatti. Questa skill la dovrò utilizzare parecchio. Quindi nel caso se vi sentite nuovo lo stesso problema del... oh, ehi, ti stanno rompendo il culo. Quindi non è forse il momento di utilizzare quella skill che ti permette di, non lo so, evitare di essere colpito? Sì, magari potrebbe anche essere una cosa buona da fare. Visto anche... che sto facendo una difficoltà veramente improponibile. Ok.
Sì, però non mi puoi venire a rompere. Oh, non puoi farmi questo. Vieni qui. Fottissimo cavaliere della tavola di sta minchia. Oh. Davvero vuoi farmi usare il Devil Trigger? No, davvero? Vuoi farmi usare il Devil Trigger? Va bene, utilizziamolo. Tanto. Va bene, fatemelo utilizzare, tanto. Oh, grazie, mi avete appena rifullato. Sogni d'oro, testa di minchia. Ok, prendiamo anche questo. Così possiamo usare le gyrospade. E anche questa è andata. Anche se avrei preferito non perdere, non morirci in continuazione, ma... Vabbè dai, almeno il bonus... Almeno non ho usato nessun oggetto. Altrimenti qua... Mi avete dato D come deficiente o C come cretino. A come acqua, B come banana, C come cretino. Di certo non ho bisogno manco di riprendere l'ABC. Non sono così scemo fino a tal punto. Anche se... La stanchezza mi sta giocando brutti scherzi, lo ammetto. La stanchezza mi sta veramente giocando dei bruttissimi scherzi. Ora. Andiamo qui. Ah, ok, lo stesso concetto di Lady. Solo che sto giro è molto più veloce. Cioè, ora, cioè, a differenza di Lady... A differenza di Lady... Virgil sì, non usa le armi da fuoco, ma evoca delle spade. Dai. No, abbiamo tutto. Per favore, non diventare tipo il razziatore di Doom Eternal, perché già quello mi aveva rotto i coglioni, soprattutto anche in una difficoltà abbastanza fattibile. Vai giù. Un ore sei sicuro questo. Non so perché mi è partita la cosa del sissi con la testa, ma... Ma sapete, no, il sissi con la testa è sempre legittimo. Anche durante una partita di DBG. Non mi congeli manco... Col cavolo che mi congeli i coglioni. No, hai capito male, hai capito proprio male. Hai capito molto male. No, tu non hai capito, tu devi morire malissimo, vieni qua. Faccia di merda. Ma ho utilizzato la barra di Devil Trigger per... Ok, va bene. No, aspetta. Mi stai dicendo che non... Ma no, sto vedendo la barra di Devil Trigger calare, ma... Ancora non ho capito. Non ho capito in che modo. Dai. Non. Cioè. Cioè veramente io questo nemico lo odio per questa ragione. Perché non puoi manco avvicinarti. A meno finché non si toglie quella cazzo di armatura. Di armatura elettrica che si trova. Eri ecco, è impazzito, è incazzato. Questo se mi trafigge, mi trasforma in un albero di Natale. Se mi trafigge, mi trasforma in un cazzo di albero natalizio. Oh! E non... Oh, ma non molli, eh! Non molli proprio! Vaffanculo.
Vaffanculo, va. Ti accenderò come una luna di Natale. Ma che cazzo. Sbaglio pure direzione. Ho sbagliato pure direzione, mannaggia mia. Ok, sì, ora posso aiutare la Gyro Spada. Rompere quella... Rompere quello che ci sta... Rompere quel coso, Ok, con calma, vediamo di non farla tornare indietro. Grazie, bravo. Ora, sfonda quel coso. Peccato solo che non mi è servito un cazzo. A meno che io non abbia qualcosa di importante, che non so cosa sia. Allora, se non sbaglio... Ora posso utilizzare una delle Gyro Spade per poter rompere la gabbia che imprigiona l'altra. E posizionandole tutte andiamo al verso il boss, che ovviamente è il rospo. Ricordate quel rospone con quelle antennine affascinanti? Ecco, quelle. Mi dispiace solo che le cutscene dedicate alle campagne extra sono pochissime. Infatti abbiamo potuto anche constatarlo tramite la campana di Lady Trish. Ok, questo non lo posso rompere. Allora, domanda tecnica. Non è che per caso devo utilizzare... Ecco. No, non devi... Allora, quello che devi fare in questo momento è una cosa sola. Bravo, così. Aiutami a rompere quella gabbia di merda. Così possiamo liberare. Così liberiamo questa. Bravo, così. Bene, ora dobbiamo riportarle tutte e due indietro. Ok, un passetto alla volta e ce la si fa. E uno. E due. E uno. E due. E uno. E due. E ce la si fa. Bene. Piazziamo queste due. Bene. Una andata. E ora tocco all'altra. Uno, due. Virgil, non devi fare sta cosa. Ecco, piazza. Bravo, Virgil. Sì, so che rimane uno spazio vuoto. Meno male che la speed mi fa guadagnare abbastanza tempo. Ora dobbiamo andare lì. E per farlo devo utilizzare una Gyro Spada che sta da queste parti. Peccato che abbiamo i cavalieri della cavola di sta minchia per poter... che vogliono romperci il culo. Nel nome dei cavalieri dell'ordine di sta minchia ti dichiaro in arresto, demone! Ma volete provare a fottere a Virgil? Volete provare a fottere Virgil così? Ma a quanto pare non avete capito proprio il messaggio. Virgil non si ammazza. Salve buoni. Allora, già di per sé che questa modalità è abbastanza complicatoccia da fare. Allora, già di per sé che questa difficoltà è abbastanza complicata. Anche se non oso immaginare cosa potrebbe succedere contro Sanctus.
Mea culpa, mea culpa. Non lo faccio apposta, raga. Non lo faccio apposta. È Virgil che... No. Devo tornare di nuovo lì. Devo tornare di nuovo lì. Ma voi mi state prendendo per il culo, no. Ma voi mi state prendendo per il culo. Mi sono fatto un culo così e voi mi rimandate qui. Siete dei bastardi. Siete dei maledetti bastardi, sappiatelo. Ma almeno un checkpoint, qualcosa. No, praticamente, ops, a quanto pare non sei andato verso il boss. Quindi, ecco una bella penalità tutta per te. Dai, mi hanno fatto un culo così solo per ammazzare quel maledetto bestione. Ma muori subito prima che mi incazzi. Oh, devi da morire. Dannazione. Tu non puoi fare sta cosa ogni volta. Il problema è che questi stronzi fanno pure fare pure parecchi danni. La difficoltà Dante Must Die proprio fanno troppi danni. Figuriamoci che devo... C'ha di per sé ovvero a che fare. Mori. Ecco. È arrivato l'ospite della serata. Ecco. È sciotta, ma... Che devo fare? Mi sciotta. Questo stronzo mi sciotta e già mi fa... E già mi tocca pure ricominciare. Mi tocca ricominciare di fresco, mannaggia. Non si immaginare chi è il pazzo. Chi è il pazzo che ha messo i checkpoint in questo modo. Cioè per dirti proprio ti punisce. Cioè questa cosa è bastata. Poi ti proprio ti punisce alla minima cazzata. Sta cosa è una bastardata. Cioè ti puniscono se fai una cazzata. Prima di arrivare al boss, se fai una cazzata, niente, ti devi ricominciare il livello da fresco. È stronzo pure che ha aggiunto questo tipo di mostro. Questo tipo di demone qua. Quindi è per questo che devo un attimo abituarmi a questa difficoltà, altrimenti non riuscirò a finire, ci metterò più di una live per finirlo. Cazzo, bravo, sei contento? Mi hai appena rovinato la combo. Bravo. Mi hai rovinato la combo. Bravo. Complimentissimi, cazzo. Ma quanti danni mi fai? Sì, vabbè. Quindi il Judgment Cut non lo posso. Quello potenziato non lo posso fare. Meno che esiste. Ecco.
Devo pure spostare perché sennò questo mi accende come un cazzo di albero natalizio. Dai, crepa. Oh, cazzo. Oh. E ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, cazzo. Ora. Ecco. Sbaglio pure di... Sbaglio... Ho sbagliato due volte sta cazzo di parte. Ho sbagliato due volte ad andare allo stesso punto. Sono un genio. Sono un dannatissimo genio. Fantastico. Stupefacente. Ora, evitiamo di fare lo stesso errore, per favore. Perché se no qui rimaniamo per nei secoli, nei secoli, e non è una cosa buona. Siamo a 1 ora e 17 minuti e io sono qui a crepare. No, non devi. No, non devi andare. Ma già che io c'ho poca vita. Già che c'ho poca vita, potresti per favore, gioco, darmi anche, non so, una curatina? Magari qualcosa, potresti anche farmi tollerare una stella vitale. E che data la situazione qua non è molto rosea. Anzi, peggio. È peggio, 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 peggio. Allora. Buono così. Allora, voi tornate ai vostri posti dove dovete stare. Io vado a prendere il vostro fratellino. E vi sarò tutti felici e contenti. Tranne me, che ovviamente dovrò affrontare il rospo. Anche se non è poi così difficile affrontare il rospo, ma... Oh, siamo in modalità Dante Must Die, quindi potrebbe essere anche qualcosa di più insopportabile da buttare giù. Anche molto più di quel... Dannatissimo. Buono lì. Bravo, gioco. Ok. Abbiamo raccolto tutto. Ora, evitiamo di utilizzare una delle mosse di Virgil, altrimenti, infatti... Per sicurezza mi metto la forseggio. Ovviamente prima dobbiamo liberarci dei cavalieri della stavola di sta minchia. Cioè, ormai li chiamo così. Anche se in realtà è l'ordine della spada. Vabbè, chi se ne frega. No, no. Non ti permettere. Non usare neanche a... Oh, non torno indietro neanche a morire. Vieni qui. State buono lì. Non voglio riaffrontare un'altra volta quella bestiaccia immonda. Ok. Allora. Passaggio. Ora, evitiamo di farci shottare. Evitiamo... In tutto e per tutto di farci shottare. Non voglio ricominciare di nuovo questo cazzo di livello. Vai giù e vaffanculo. Grazie. Che dire, è una fetta di culo. Non ce lo metti? Ti prego, dimmi che non devo rifare tutto. Ti prego, dimmi che non devo rifare tutto. Oddio, grazie. Oddio, se rifacevo tutto mi ammazzavo.
Se dovevo rifare tutto mi ammazzavo. Sono contento proprio che ci sia un checkpoint. E voi mi avete rotto la minchia. Non è, cioè, non è possibile. Cioè, da quando gli scherzi. Da quando questa cosa, questa mossa fa parecchio danno? Posso capire il modello d'affio di spada, ma qui. Cioè, i modelli d'affio di spada mi facevano molto. Ne facevano un pochettino di più di danni. Però qui, cazzo. Non mi puoi far questo. Beh, se questo. Beh, se Devil May Cry modello Dante Martire è questo, già che io devo. Non so immaginare cosa ne potevo uscire fuori con Sekiro. Che Sekiro è un bel gioco. Anche se dovrò capire anche come cazzo procedere. Oh. Perché per dire, io sai che lo conosco, l'ho provato un pochettino e devo ammettere che è una figata. Infatti se l'è meritato poi in tutto e per tutto il titolo di Game of the Year. Ora, capiamoci. Già, accettici. Capiamoci. Noi siamo in modalità Dante Must Die. Io non ho tempo da perdere perché già sono un'ora e mezza che sto qui a cercare di massacrarvi tutti. Quindi fatemi questo piccolo piacere. Piccolissimo. Potreste andare giù da quei topi che siete. E mi fate procedere. No, quanto pare no, volete per forza. Vogliamo per forza farla. Vogliamo per forza giocarla in questa maniera. No. Ogni volta. Ho sempre paura che qualcosa mi ammazzi. E non oso pensare in Paradiso Inferno. Lì è proprio peggio. Che poi tra parentesi, in questa difficoltà ci hanno messo ovviamente inferno, perché non bastava la paradiso inferno qui. Quella difficoltà lì è, va ben oltre il semplice un colpo schiatti. No, in pratica sei l'unico che schiatti che in un colpo solo sei tu, proprio ti sciotta. E qui dovrai per forza. Cioè, a meno che tu ti sei imparato tutte le mosse. Però fino ad allora. Bene. Andiamo a affrontare il rospo. Bene, andiamo ad affrontare il rospo. E leviamocelo dai coglioni. You think you stand a chance? Andiamo. Allora, questa abilità è molto utile in ambito di mobilità. Il problema è che ha un range veramente troppo alto. Belle lame. Che ne dici di queste lame? Cazzo. No, rospo secco. Come con Virgil non attacchi. Come non batti ciglio. Sì, però Virgil potevi anche scansarti, eh. Non è difficile. Dai, sei un cazzo di samurai. Oddio. Tra virgolette. Visto anche il tuo complesso di inferiorità, cazzo. Che poi perdi la tutta.
Non era tutti i giorni. Non era tutti i giorni che Virgil cerca di ottenere molto più potere. Molto, 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 molto. Anche se. Tutti si domandavano che fine avesse fatto Virgil dopo Devil May Cry 3. E il fatto che avesse affrontato lui stesso Mundus. Mamma mia. Sei uno stronzo. Lo sai questo? Fottutissimo rospo del cazzo. Va bene. Ti trasformerò in cosce di rana e ti venderò ai francesi, bastardo. Ma domanda tecnica, ma non posso impostare. Allora, domanda tecnica, non posso impostare il controller. Comandi controller. Virgil? No, non posso mettergli qualcosa che mi permette. Vabbè, lasciamo perdere. Chi se ne frega. Crollati di dosso. Col cazzo!
Questo vigliacco. Vaffanculo. Tornatene. Va a mangiare le mosche. Pezzo di merda. Ma tornatene a mangiare le mosche. Che è quello che sai fare meglio. Alla seconda try l'ho buttato giù. Alla seconda. Manco una. C come cretino. Grazie, gioco. Mi ha appena appurato che sono un cretino di prima categoria. Vabbè, lo so. Non c'è bisogno che tu me lo dica pure te. Dannazione. Ok, mi manca giusto qualcosina per poter aumentare la portata per prendere le sfere, ma a me non mi servirebbe a tanto. Sono a posto con le sfere rosse. E possiamo andare avanti. Mi dispiace non riuscire a prendere tutte le cazzo di... Oh, voi no. Ciao, chi ti hai mancato? Dai, vieni qua. Vogliamo parlare solo con te? Malama Yonki? No! Che bisogna? Peccato solo che ora ho portato con me un mio amico Virgil. Direttamente da Devil May Cry 3. E a noi utiliti col cazzo? Non vogliamo solo ucciderti? E io veramente... cioè, solo per mettermi a posto le cuffie devo fare sta sceneggiata. Ah, come ti permetti? Hai ucciso il mio amico? Ma ti dai, Zip? Dai, scendi. No! Oh, però nel culo te lo pigli, eh. L'unico che... Sto giro nel culo te lo pigli, col cazzo che crepavo per colpone di questi bastardoni. Di questi maledetti bastardi. Oh! Potete darmi qualcosa da... qualche sfera verde? Mi servirebbe un po'. Grazie. Mi farebbe anche comodo, ma per caso ci potrebbe anche... Non è che per caso, dico per caso, potrebbe anche esserci, non lo so. Qualcosa di bello. Tipo una sfera blu da qualche parte. Mi è sembrato averne vista una, però non so, però non ho visto dove. Vabbè, forse sarà la mia immaginazione, non lo so. Andiamo, non perdiamo altro tempo perché già ne abbiamo persi. Maledizione, dannazione. T
die. Vai giù. Mannaccia. Seccature. Ma tornate a Camelot, ecco. Non so per dire io. Vieni qui. Bravo, Gigi. Andare giù. Ok, questo l'ho già fatto, quindi è anche inutile che lo faccio. Tanto non è che mi droppa frammenti di sfera blu a manetta. Anzi, questi non mi droppano proprio una minchia. Ok. Virgil, evitiamo di fare la stessa cazzata che abbiamo fatto prima. Che io sta parte non la voglio ripetere. Col cazzo. Non voglio ripetere lo stesso errore. Perché se no qui sarebbe una presa per culo. E mi prude un sopracciglio. Dannazione. No, non puoi toccarlo. Dai, vuoi usare fatti la fortuna? Ma io vaffanculo, tetta di cazzo. E lui è buono, eh. L'ho consigliato io. Guarda che gli ho detto, e lui, guarda che buono, eh. Sì, ormai li paragono a Ghostface. Ormai li paragono a Ghostface, non me ne frega. Ah, almeno con Virgil li posso massacrare. La posso buttare su per il muso. Pensavate che dicessi culo. Maremma. Dai, vieni qua. Adesso ti faccio male, pezzo di merda. Questa me la paghi, questa me la paghi. Grazie. Grazie per il rimborso. Di tutti i pezzi di vita che ho perso. No. Merda. Dai che lo pigli, dai che ce la pigli, che la pigliamo. Ok. Ma. Ok. Scusate, volevo solo sapere cosa c'era qui. Ma a quanto pare non mi è servito un cazzo. Ok. Ok, prendiamo la nostra dovuta, la nostra meritata ricompensa. Oh, c'era dell'acqua santa sotto il gargoyle. Va bene. E dire che manco l'avevo notata. Anche se... Vabbè, non importa. Devo ammazzare altra gente? Sì, devo ammazzare altra gente. Allora, te sei pericoloso, pericoloso, quindi... Prima mi libero di sé, meglio è. Mori. Non te lo permetto proprio di fare. Sta vaccata. Ora ti faccio a pettì. Che bello.
dire che devo rifare. Non mi fate rifare questa parte da capo, vi prego. Non mi fate rifare tutto da capo. Se me la rifate fare tutto da capo, vi scotenno. Vi scotenno, eh? Ah, ok. Ok, non mi voglio scotennare più. Ok. Scusate, ma visto che siamo in questa difficoltà, ho paura che quei sadici dei creatori. I sadici che hanno creato questa bella difficoltà si sono messi in testa di diminuire i checkpoint. Quindi potrebbe anche essere così, quindi. E dato che io sto livello non lo voglio rifare manco se mi ammazzi. Da capo, tra l'altro. Non lo voglio rifare da capo. Dai. E c'è qualche problema qui, eh. No! Figli di Troia? Non copiosi? Però ti piace la copertura? Dai. Mori. Cazzo. Ah, ok, quindi utilizza. Ok, quindi usa un indicatore Devil Trigger, ecco perché non me lo faceva fare. Seccatore. Ok, non sto perdendo i capelli. Non sto decisamente perdendo i capelli. Fortunatamente non li sto a perdere. Però cazzo che palle sto livello. Con sta difficoltà poi. Quindi non mi basterà manco 3 live per finirlo. Proprio ce ne vorranno 5, cazzo. 5. Non raggiungerò mai Devil May Cry 5 così. Così non, proprio non raggiungerò mai Devil May Cry 5. Guardate cosa deve fare uno per riuscire. Ok, l'avete voluto voi, l'avete voluto voi. E poi non dite che non vi avevo avvertito. Volete farmi usare due cose? Volete farmi usare due pezzi, due acque sante? Cioè, volete che mi prendo una tannica di acqua santa e ve la sparmo e ve la butto nel muso? A quanto pare vogliono farlo proprio. Vabbè. Vieni. Ma avete rotto. E mo me l'avete cercata, eh. Te e quel Ghostface schifoso. Vai giù. E dire che volevo pure evitare di usare gli oggetti. Ma a quanto pare vogliono darmi veramente fastidio a sto giro. Voglio solo. Non me ne frega niente, voglio solo uscire da questo livello di merda. E pop.
E boom! Bene. Usciamo da qui. Non dovrò affrontare niente. Non devo affrontare nient'altro a sto giro, vero? Fatemi solo uscire da questo livello. Grazie. Grazie mille. Mi sono tolto un pensiero. S, D, C. Ok, grazie mille. Purtroppo ho dovuto utilizzare l'acqua santa perché questi bastardi hanno avuto la simpatica idea di mettere tre spettri e due mostri di ghiaccio. Dacci vostra. Va. Ecco, questa mi ci vuole. Ecco, adesso questa mi ci vuole. Aspetta, un'idea migliore. No, mettiamo questa. Tanto questa non. Questa è la cosa più inutile che potessi mai avere. A mezz'aria uso un menu completo, ma per esempio un doppio salto. Ecco, questa potrebbe già rendermi le cose più comode. Peccato rendermi semplificare le cose, ma vabbè, chi se ne frega. Usciamo solo. Cerchiamo solamente di riuscire almeno a fare questi livelli. Già che mi sto sbattendo le palle per fare sta parte, che non tutto il gioco. Momento di sfera blu. Vaffanculo. Abbiamo un frammento di sfera blu. Quindi ci siamo aumentati finalmente la vita. Ecco. Ah, dei bravi pesci. Dai, non ci mettete pure voi. Che già la Ghostface Family ha rotto i coglioni. Dai. E scendi. Dai, esci fuori. Troppo tardi, Ciccio. Ho appena ammazzato il tuo amico. Dai. Dai, a sto giro arriverà pure. Ci andrai pure da lui. Bravo, piccolo pesciolino. E ora non rompere i coglioni. Mi dispiace solo che mi vedete un po'. Mi dispiace proprio quelli che vedranno la replica. Che mi vedrete scazzato. Ma purtroppo. Purtroppo i bimbi minchia esistono. E io purtroppo non ci posso fare niente. A meno che non dovrebbero diventare uno sport nazionale. Qualcosa che non posso purtroppo dire. Che se sapete, se conoscete Joe Pizzi capirete. Se qualcuno ha visto il video dei negazionisti del Covid saprà di cosa sto dicendo, cosa sto citando. Cioè, quella frase è oro. Quella frase è proprio. Non è che la voglio pigliare subito come oro colato, ma in un certo senso direi che sarebbe ottimo per tutti. Anche per i neuroni della gente che non vuole incazzarsi per colpa di certa gente. Sì, sì.
Uno, uno, due, tre. Cosa fa questo? Ah, ok, spawna nemici e basta. Va bene. Mi aspettavo qualcosina. E invece sono solo i nemici del cazzo. Dai, ma volete per forza rendermi la vita un inferno in questo modo, eh? Volete per forza rendermi la vita un inferno? È questo che volete farmi? Volete farmi incazzare più non posso? Allora mi costringe per forza a utilizzare tutto l'arsenale. No, 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 mi state prendendo per il culo. Voi mi state prendendo per il culo. Mi prendete per il culo. Dai. Carica di dannazione. Vieni. Vieni qui. Dimmi di morire. Dai. Cannorvis, sono nemico. Veramente, raga, che nervi sto qua. Siete dei maledetti sadici. Ah, vabbè. Ovvio. Facciamoli fare a Vincent questa missione, che tanto a lui piace. A lui piace molto. Fare due chiacchiere con questi bastardi elettrici. Non si vede. Posso manco alzare la voce perché giustamente non sono a casa da solo. Ma quanto vorrei essere a casa da solo. Oh, damn it. Non mi dire che devo riprendere. No, non devo manco. Vabbè, tanto è inutile, mi dà solo. Fortunatamente mi ha salvato il pezzo. E ora devo ammazzare un'altra volta questi. Mannaccia voi. Mi è venuta proprio voglia di salmone in questo momento. Sì, mi è venuta proprio una gran voglia di salmone. Torno subito.
Ecco qui. Ne volete un po'? Fortunatamente il frigo lo mantiene bello fresco. Almeno finché riesce. Senta, a me la porta di una porchetta, lo so, però no, già di per sé non voglio lavare inutilmente una porchetta solamente per un piatto di avanzi di un piatto. Allora, arrivato a questo punto, per evitare che mi succeda un'altra volta una cosa del genere, dato che non voglio incontrare un'altra volta quella bestiaccia immonda. Marimmo. Oh. Madò. Però dai, cazzo. Non mi fare invecchiare, vai giù. Dannazione. E che cazzo? Che gli devo dire? Si mettono sempre sulla mia strada questi bastardi. Dai, ma manco. Vai, muori. Dai, muori pure te, così mi tiri pure dal cazzo. Vaffanculo. Ecco. Ora capisco perché i giapponesi lo considerano proprio il numero più sfigato per loro. Proprio il numero maledetto. Infatti, se non sapete. Che c'è? Ecco qua.
Allora, dai, almeno ho trovato un modo per evitare di farmelo rubare. Allora. Ora, vediamo di fare sta parte. Già che sono passate 2 ore, vediamo di riuscire a fare sto livello di merda. Perché in caso contrario mi toccherà per forza andare di stelle vitali, altrimenti non ne esco vivo. E dato che sono, perché purtroppo chi ha creato questa modalità è un sadico. È un malissimo sadico. Dai, fai il... Sto cazzo di... Ecco, dai. Si chiedono pure dei piranha sti bastardi. Ora, con calma, vediamo se riusciamo a farlo, perché ci provo per altre 4 volte, poi dopo di che stacco, ci riproverò giovedì prossimo. Dai, sì, lunedì prossimo, che cazzo. Non riesco manco a parlare, no! Ok. Oh, un 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi auguro solo che... Ti prego, non darmi... Ok, laser. Almeno quello, perché altrimenti qua... non finisce bene. Perché questi maledetti stronzi si divertono con poco. Ehi, mettiamo questa bellissima casella dove ci possiamo mettere anche dei mostri molto potenziati. Proprio per dirti, ehi, forse direi che è il momento di utilizzare quell'acqua santa che è nell'inventario e perdere il rank. Perché purtroppo sono dei sadici de merda. Ma sesto, se esce un altro 6 nel dado. Allora, se esce lo uso. Se spunta fuori dopo lo uso. Ok, almeno fortunatamente non c'hanno un range così alto. Sì, però col cazzo che ti respawni, perché altrimenti... Almeno non ti respawn. Però mi sa che sta appena di spawnare il braccio. Allora, tu sei andato. Bene, a quanto pare solo quella casella ti dava quel boss stronzo. Sperando sia l'ultima volta che lo vedo, perché sennò qua... 5. Ok, pensavo che se mi uscisse tipo 3-6... Pezzo di merda.
Mi fa rifare la boss fight oppure mi fa ricominciare tutto da capo? Ti prego, dimmi che è la prima. Dimmi che è la prima. Dimmi che è la prima. Abbiamo fatto 5 missioni e ci mancano, ce ne mancano 15. Ce ne mancano 15 per fare sta parte, per finire sta parte. E non sarà, quanto pare sarà, non dovrò tirare molto per le lunghe. Quindi ci vendicheremo di quel maledetto gioco dell'oga lunedì prossimo. Quindi, ragazzotti, spero che questa live vi sia piaciuta. Scusate se ho dovuto interrompere, cancellare il VOD perché purtroppo qualche simpaticone voleva rompere le palle, però fortunatamente l'ho cancellato appena in tempo, perché metti caso che quel pezzo di merda l'hanno assoldato per dire: "Oh, ehi, questo sì. Cosa? Sì, non ho detto neanche niente. Adesso scende il cane. Ti sto dicendo abbassa la voce. Ok. Ecco, oggi è la giornata Senti i nazionale. cani? Cioè, proprio oggi è la giornata nazionale. Oggi è la giornata nazionale. Aspetta, oggi è il 1º marzo. E qual è la cosa che si può fare al 1º marzo? Rompere i coglioni a una persona. A quanto pare vuoi rompermi i coglioni oggi, eh? È il 1º marzo. È già fortunato che non vengo lì con un lanciarazzi. Stronzo. Vedrò anche di scoprire chi è questo stronzo che si mette a fare ste cazzate in Discord. Fortunatamente l'ho pure bannato, quindi nel culo te lo pigli chiunque tu sia. Signor cavallo desta minchia. Ok, intanto c'è il suo che sta che stava pure parlando. Allora, comunque, spero solo che non ricapiti più una cosa del genere, perché giovedì dovremmo essere arrivati alla fine. Infatti ci vediamo giovedì per Cyberpunk 2077, che per come siamo per quanto avanti per come siamo arrivati in questo momento, credo che dovrebbe essere le ultime missioni, poi dopodiché il gioco finisce. Lo spero proprio perché sinceramente, ho evitato anche di fare le missioni secondarie proprio apposta perché, per dire, un gioco dove il gameplay è una stronzata, il gameplay è proprio una stronzata, proprio qualcosa di. Poi il fatto che devo andare in giro per Night City a 50 frame, a 40 frame al secondo non mi va bene, infatti è ottimizzato pure male. Quindi spero che giovedì sia l'ultima, così me lo levo dalle palle, finalmente, e posso anche cancellarlo dal mio PC, quindi. Spero che la live vi sia piaciuta. Ringrazio. Se volete followarmi, cliccate il cuore in basso a destra. E il campanello acceso per rimanere sempre aggiornati. Seguitemi su Instagram. E se volete comprare dei giochi, vi lascio il link di Instant Gaming dove potete comprare dei giochi a basso costo. E se userete questo link, non solo vi porterete a casa dei giocatori, ma contribuirete anche alle prossime serie future. E se volete darmi una mano con le attrezzature, vi lascio il link delle donazioni dove potete donare qui. E ringrazio tutti quelli che mi hanno donato. All'inizio live, a fine live, una volta raggiunta questa bellissima cifra. E soprattutto qua sotto, oltre a Telegram, ovviamente ho dovuto per forza togliere il link. Purtroppo, a causa di questo pezzo di merda, che è stato veramente gentilissimo, che mi ha fatto cancellare il VOD, devo purtroppo dire: mi dispiace. Nessuno senza la mia autorizzazione sarà consentito entrare nel mio server Discord. Quindi il prossimo troll è proprio nel culo se lo piglia. Quindi, soprattutto qua sotto troverete anche i giochi che ho portato, che sono tramite il link. Basta solo che ci cliccate il nome e andate
verso il VOD, verso il VOD, insomma. E vabbè, poi ci sono le configurazioni del mio PC, eccetera, eccetera. Quindi, spero che vi sia piaciuto. Ringrazio tutti quelli che sono per arrivati, tutti quelli che ci sono, tutti quelli che sono di fretta. E noi ci vediamo giovedì. Spero per spero che sia per l'ultima volta che aprirò quel maledetto gioco. Lo spero ovviamente. Ciao a tutti, arrivederci. Yay! 5 livelli. 5 livelli e ho già assaggiato di quello che potrebbe essere. Dante must die, che ci vuole finirlo? Tanto forse una quindicina di live, però riusciremo a finirlo. Siete dei maledetti sadici, Capcom. Siete dei maledettissimi sadici.